Simona vanno benissimo. Grazie Presidente. Salvino Caputo. Grazie a tutti per essere qui. Beh, guardate, io non ho ricevuto l'invito. Ho ritenuto doveroso essere qui stamattina a fianco dei medici, del personale, a fianco della direzione, a fianco delle donne e dei cittadini di Cefalù per evitare la protesta contro un provvedimento che è veramente insensato e assurdo. Rus ha veramente riformato la sanità in Sicilia, ha fatto una grande riforma, ha trasformato il paziente o l'ammalato in un parametro economico. Se quel parametro risponde, le cure vanno fatte, le strutture vanno garantite. Se quel parametro è antieconomico, anche a costo di rischiare la vita di tante donne, la struttura va chiusa perché non risponde alle esigenze di Russo e di questo governo. Noi ci abbiamo provato a mandarla a casa, abbiamo votato la censura al Russo. Ci sono parlamentari che oggi qui hanno avuto il coraggio di essere presenti, che hanno difeso Russo, pur sapendo che avrebbe chiuso strutture fondamentali per la salute dei cittadini. Io più credo che la politica debba fare un passo indietro, ma il giudizio politico, il giudizio sulla politica deve essere in questo momento impietoso, perché ci vuole l'assunzione di responsabilità. Chiudere il centro nascite a Cefalù, chiudere il centro nascite sulle Petralie, determinare come è successo alla clinica Latteri in questi giorni, dove non venivano somministrati medicine fondamentali per la salute perché venivano pagate poco. Questa è la prova che questo governo ha distrutto la sanità in Sicilia e dobbiamo avere il coraggio di chiederlo: perché non vanno a fare i parametri? Salvo Putini ha letto alcuni parametri, io ne aggiungo un altro: 480 parti a Cefalù o 300 parti sulle Madonie sono equivalenti di 10.000 parti in un ospedale di Palermo, perché bisogna tenere conto dello spopolamento di questo territorio, e se vogliamo privare anche delle strutture sanitarie fondamentali significa distruggere l'economia e la salute sulle Madonie. Questo governo deve tornare indietro, Russo deve tornare indietro, perché un assessore che è stato censurato e che è stato sfiduciato non ha la dovevolezza di incidere sulla salute dei cittadini. E lo chiedo al Presidente Cirillo di assumersi le sue responsabilità, perché questo governo deve andare a casa perché ha messo in pericolo la salute di migliaia di donne.